Un saluto a tutti i lettori di HDBlog da Adam MJ. Non ci troviamo di fronte, come qualcuno potrebbe pensare a primo impatto, ad un nuovo terminale Android di Acer, ma bensì ad Iconia V7 con in esecuzione il popolare app player Android chiamato BlueStacks. BlueStacks, che è disponibile da qualche mese in versione ottimizzata per Surface Pro, è un tablet Windows 8 con il medesimo hardware di V7 e che quindi permette, una volta ottimizzato, di ottenere un risultato simile. Un risultato simile che ci offre la possibilità di godere di un quasi vero e proprio ecosistema Android su un tablet Windows 8. Facciamo una rapida panoramica del funzionamento di BlueStacks su Windows 8. Una volta installato e avviato, BlueStacks si presenta con questa semplice interfaccia. E da qualche mese è disponibile una versione ottimizzata per Surface Pro, un altro tablet Windows 8 dalle caratteristiche analoghe a quelle di Iconia V7, che quindi si presta perfettamente a questo genere di installazione. Oggi proviamo a valutare l'utilizzo touch e le prestazioni di questo software, un hardware abbastanza prestante che comunque incontra qualche difficoltà nell'esecuzione, in quanto la pesantezza e l'ottimizzazione non ancora elevatissima di BlueStacks ci farà incappare in qualche difficoltà a riguardo. Come abbiamo detto, interfaccia principale con le mie applicazioni quindi che abbiamo installato, Top Charts con alcuni suggerimenti e poi c'è la finestra di ricerca. Uno dei primi problemi in cui incorriamo nell'utilizzo touch di BlueStacks è dovuto alla mancata ottimizzazione della tastiera, in questo caso l'apertura automatica della tastiera di Windows 8. Windows 8 che, per poter effettuare una ricerca da questo campo, dovrà essere ridimensionato e andrà aperta la tastiera manualmente. In questo caso potremmo effettuare la ricerca di un software o di un'applicazione. Chiudiamo la tastiera e riportiamo in full screen. Come vedete, ci verrà offerta la possibilità di installare l'applicazione che potrà essere scelta da vari store, tra cui quello di Amazon e Google Play. Nell'installazione classica di BlueStacks non sarà quindi possibile accedere al vero e proprio Play Store, ma avremo una scelta che quindi ci consentirà di installare le applicazioni, i giochi o quant'altro qualora compatibile. Sarà il caso di provarli uno ad uno, in quanto alcuni titoli funzionano bene, altri un po' meno, ma lo vedremo in seguito. In questo caso potremo installare Angry Birds e quindi procediamo a farlo da Google Play che si aprirà e ci consentirà l'installazione. A quel punto potremmo anche navigare all'interno del Play Store. È possibile accedere a questa piccola interfaccia di controllo che in sostanza consente di utilizzare i tasti fondamentali di Android, quindi il tasto Home, il tasto Back, Menu, poi abbiamo la possibilità di condividere, Opzioni, la possibilità di chiudere BlueStacks con questa X e la possibilità di ridimensionare lo schermo o di farlo tornare in full screen. Si può accedere ovviamente sia con uno swipe laterale, che però aprirà anche i controlli di Windows 8, o altrimenti con un touch a lato schermo che farà la stessa cosa. Le opzioni sono non moltissime, ma decisamente interessanti. In primis la connessione cloud che ci permette di sincronizzare un telefono Android con il PC. Questo permetterà di scaricare le medesime applicazioni che abbiamo su un altro dispositivo e addirittura di ricevere i messaggi con notifica in tempo reale sul nostro tablet Windows 8. Notifica in tempo reale che, qualora BlueStacks resti in esecuzione, saranno godibili anche da desktop, quindi ci arriverà una finestrella di notifica, l'arrivo di un messaggio, data e ora, gestione account, quindi la possibilità di sincronizzare account Gmail, Facebook o quant'altro, la gestione applicazioni classica che ci permette di installare e disinstallare le applicazioni con delle opzioni in più per quanto riguarda la visualizzazione,
portare l'utilizzo quasi similmente a quello che potrebbe avvenire su un tablet Android. Questo avviene attraverso svariati elementi. Uno, l'installazione manuale, lo vedrete nella guida che allegheremo all'articolo su questo video, l'installazione manuale del Play Store. Per fare questo però sarà necessario un ulteriore passaggio in quanto il Play Store, come vedete, per quanto sia stato installato, non verrà visualizzato nella pagina principale. Cosa bisognerà fare a questo punto? Installare uno dei classici launcher, dei tanti launcher anche gratuiti presenti nello store. Noi l'abbiamo già fatto ed abbiamo quindi già ottimizzato il sistema in modo da renderlo il più simile ad una versione Android montata su un tablet. Come vedete, la gestione è quindi simile a quella che possiamo fare su qualunque altro dispositivo con l'OS di Google. E quindi selezioniamo ADV Launcher che, come vedete, ha l'aspetto che potrebbe avere su un qualunque tablet. Bisognerà attendere qualche secondo per il caricamento, in quanto il software, come si diceva, è abbastanza pesante, ma una volta caricata la home si comporterà decisamente bene, con tanto di utilizzo ad esempio di Live Wallpaper, come abbiamo fatto in questo caso. Bisognerà però attendere un secondo. Che a questo punto ci ritroviamo nell'interfaccia di BlueStacks modificata con un launcher diverso, in questo caso ADV Launcher EX. Il comportamento del tablet con ADV Launcher EX è abbastanza buono. Come potete vedere, non abbiamo abbondato di widget, ma abbiamo uno sfondo animato abbastanza pesante, Beautiful Widget, che ci consente di godere anche delle animazioni e di tutti i contenuti dell'ultima versione. Il problema in questo tipo di installazione è la gestione del back dei tasti Android, che a volte si rivelano un po' scomodi, ma insomma lo spirito non è quello di creare un'interfaccia, ovviamente si parla di un utilizzo abbastanza estremo, ma quello di poter utilizzare le applicazioni Android che a seguire vedremo. Per il resto si comporta abbastanza bene, possiamo accedere al menu applicazioni, come vedete la risposta è molto buona e riusciamo a gestire ogni aspetto. Siamo all'interno di Flipboard, in questo caso stiamo visualizzando in gadget. Come vedete, la gestione è decisamente buona e non c'è praticamente nessuna differenza con la versione utilizzabile su Android. Soprattutto per quanto riguarda applicazioni molto pesanti come giochi, incontreremo svariate difficoltà, ma qualcosa funziona piuttosto bene e oggi vi mostriamo alcuni titoli, come ad esempio proviamo a lanciare un titolo abbastanza famoso, Angry Birds Star Wars. Angry Birds Star Wars è uno dei titoli che sono completamente supportati e funzionano molto bene, non mostrando praticamente nessuna differenza nell'utilizzo tra la versione BlueStacks e una qualunque versione Android installata. Questo è il primo schema di Angry Birds Star Wars. Come vedete, non solo funziona bene, ma anche la gestione del multitouch è decisamente convincente. Di conseguenza potremo giocare ad Angry Birds senza particolari problemi. Siamo all'interno di Temple Run 2 e affrontiamo giusto una parte di gameplay per mostrarvi come il titolo sia utilizzabile. La reattività dei comandi è buona e si riesce a giocare senza nessun problema. Come detto ad inizio video, in questo caso, utilizzando ADV Launcher ad esempio, ma potremmo utilizzare anche altri launcher, qualunque di nostro gradimento che sia supportato, potremo entrare in Play Store e quindi godere dei contenuti al pari di un dispositivo Android. Come potete vedere, la navigazione è molto buona, è fluida e quindi possiamo utilizzare il nostro dispositivo in maniera molto gradevole. Potremmo utilizzare ad esempio Spotify, che non essendo presente su Windows 8 sarà godibile attraverso la versione Android che non è ovviamente ottimizzata per la visione tablet, ma in ogni caso ci permetterà l'utilizzo attraverso BlueStacks. Inserendo il widget nell'home page potremo quindi godere del cambio traccia e quindi
avere un utilizzo completo. Una curiosità, un piccolo bug: se andiamo ad utilizzare volume fisico, il nostro tablet entrerà in finestra di ricerca e inizierà a scrivere a volte lettere a caso. In questo caso ho messo giù una C, ci è capitato che ad ogni pressione del tasto partisse la scrittura della lettera B, poco male. La gestione del volume potremo farla comunque attraverso l'interfaccia di Windows 8. Un'altra particolarità è che l'applicazione lavora molto bene in multitasking, quindi Spotify continuerà a girare qualunque cosa noi stiamo facendo all'interno di BlueStack, ma stando tranquillamente nell'interfaccia Metro o nel desktop di Windows. Per quanto riguarda altri software essenziali, è possibile utilizzare ad esempio programmi di messaggistica come Viber, WhatsApp. Questo però inibirà l'utilizzo su un altro terminale come il nostro telefono, in quanto sono strettamente legati al numero telefonico, quindi installando WhatsApp su tablet potremo sì utilizzarlo, ma non potremo farlo in contemporanea sul nostro smartphone. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di software Google, di applicazioni come Hangout o YouTube, c'è qualche problema in quanto non siamo riusciti a installare Google Play Service. Il sistema dice che è incompatibile con questa versione, vedremo se riusciremo a risolverla sul browser Android per mostrarvi, per pura e semplice curiosità, perché è un utilizzo non molto intelligente, di quanto funzioni bene comunque l'emulazione anche del browser. Come vedete, il caricamento è avvenuto in maniera quasi istantanea e non si può dire che lo scrolling sia malvagio. Per quanto riguarda anche lo zoom, direi che è di ottimo livello e sicuramente superiore a quanto visto su altri tablet puramente esclusivi con sistema operativo OS di Google Android. Ma è un primo passo importante per un software che è decisamente migliorato nel tempo e che ha proprio ricevuto negli ultimi giorni un aggiornamento. BlueStack è quindi un'ottima alternativa, come molti rimarcano, all'assenza di applicazioni nel Windows Store. Un'assenza che può essere in qualche modo compensata dall'utilizzo delle popolari applicazioni Android che, come numero e qualità, sono effettivamente superiori in questo momento. Per quanto riguarda BlueStack è tutto, troverete allegato all'articolo ovviamente la guida per installare l'APK del Play Store e l'ottimizzazione del tablet Windows 8 in tal senso. Direi che è tutto, Adam MJ vi saluta e ci vediamo sul nostro sito. Ciao a tutti!